Oggi farò un video molto particolare che riguarda alcune delle armi più strane che si può trovare nel mondo venatorio, cioè i vecchi doppiettoni. Cioè, i vecchi doppiettoni sono grandi e lunghi fucili, come vedete questo con le canne di 1,20 m, o addirittura questo con canne un po' più corte ma ventilate, vedete, da 1,10 m. Questi fucili, queste armi sono tuttora impiegate soprattutto nelle nostre zone, nella Toscana, dove si caccia in quei grandi laghi e si spara a selvatici, anatre, a lunghe distanze. Perciò, come dice la pubblicità, a volte serve anche un grande pennello per cercare di abbattere quei selvatici che spesso si posano durante la notte al centro dei laghi, al mattino rimangono sempre un po' fuori tiro delle armi comuni. Cos'è un doppione o doppiettone, o sarebbe il parente più prossimo delle vecchie spingarde che usavano nei grandissimi laghi? Le spingarde erano cannoni quasi a tutti gli effetti che sparavano un chilo e mezzo di piombo, mezzo chilo, a seconda della grandezza. Qui chi ha fatto la caccia agli anatidi nei laghi, nei fiumi, sa quello che sto dicendo. Però adesso parliamo di quelle armi che sono usate e impiegate oggi. Il doppiettone ha la caratteristica di avere ovviamente due grilletti, come vedete, di cui il primo, questo qua, fa partire entrambe le fucilate. Cosa vuol dire? Se io ho da sparare a un'anatra, a un branco di anatre a 60 metri dal capanno coperto, se tutto va bene con un fucile normale, posso sparare un colpo. Il secondo colpo, le anatre saranno già in volo, quindi capite che sparare da un capanno chiuso diventa un problema. Il capanno aperto, si rischia che al mattino entrare nel capanno durante il giorno il selvatico ti possa vedere. Quindi di norma i capanni sono tutti al chiuso. Queste armi sono armi che quando spari appunto parte due colpi, in maniera da fare solo un colpo e portare più quantità di piombo o di acciaio, a seconda di dove siamo a caccia, all'impatto con selvatici. Spesso capita di abbattere anche 3, 4, 5, 6 anatre tutte assieme con semplicemente due colpi di doppione, cioè un grilletto solo. Ovviamente queste armi vanno per la maggiore in camerature Super Magnum, Magnum. Diciamo la camera 70 non la usa quasi nessuno, anche perché sparare a quelle distanze, oltre avere delle lunghe canne e delle ottime cartucce, serve anche una quantità di piombo non indifferente. Quindi due Super Magnum a 60 metri, diciamo che fanno la differenza. Quest'armi qui sono prettamente artigianali, quasi tutte. Questi sono due armi Italia che ho la fortuna di far vedere, due armi Italia. Se no, ci sono anche i Lotti, i Pistoia li faceva. Ecco, sono armi fatte su ordinazione, quasi tutte. Oppure so che ci sono state anche alcune ditte come Sabatti o Rizzini che hanno provato a farle, e c'è qualcuno che ancora le fa. Però diciamo che queste armi, cioè, diciamo che le armi moderne sono armi adattate, cioè armi classiche con canne molto lunghe. Possono avere il meccanismo per far sparare due colpi insieme, certo, però non hanno quello che hanno queste, cioè queste sono vere e proprie armi da lago, cioè armi molto pesanti, bascule grosse, spesso ricavate anche da vecchi calibri 10. Come vedete la bascula, guardate com'è grossa, perché appunto il calibro 10, i primi veri doppioni erano un calibro 10, però non potendoli utilizzare a caccia è stato rifatto le canne in cameratura 12. Perciò la bascula del 10 è molto più pesante, molto più robusta, perché, ripeto, sparando due colpi insieme, soprattutto Super Magnum, serve la massima robustezza di queste armi. Il peso è sempre eccessivo e non farà mai male. Addirittura si mette del piombo dentro il calcio proprio per ovviare a queste botte così tremende. Il secondo grilletto del doppione, mentre il primo fa partire entrambi i colpi, il secondo fa partire solo un colpo, proprio nell'evenienza che magari invece di essere un branco di anatre
invece che di essere l'anatra ha una lunghezza magari estrema, si può anche scegliere una cartuccia da impiegare per un tiro più ravvicinato oppure non sprecare entrambe le fucilate, anche perché quando parte un colpo solo. Un doppiettone con questo peso qui, armi di 5-6 kg, si possono trovare anche a 3 canne addirittura. E a un colpo, quando ne parte due, è il doppio. E vi posso assicurare che tra spararne una e spararne due cambia completamente il mondo. Queste sono armi che bisogna saper sparare, non ci si improvvisa, perché se si appoggia male alla spalla, se non sa un appoggio precario con i piedi, si rischia di finire per terra nel capanno. È successo e risuccederà ancora. Ve lo posso garantire, non è uno scherzo da ragazzi sparare con queste armi qui. Per i doppioni, o si spara con il classico mirino, però sparare a quelle distanze diventa un po' proibitivo, oppure si può applicare delle ottiche, come vedete, su questa base, magari facendo, montando slitte Weaver, smontando quello che si vuole, va fatto fare da persone capaci, perché il rinculo di questi oggetti qui sfondano qualsiasi ottica economica, qualsiasi attacco mediocre. Qui serve il top gamma, sia come ottiche, sia come attacchi e sia come montaggio, perché vi ripeto e vi farò vedere nel video, queste armi hanno delle vibrazioni terrificanti, forse le maggiori che si può trovare sul reparto armi da caccia. Quindi adesso non resta che far vedere la rosata di queste armi con le varie tipologie di cartucce. E niente, alla prova. 48 metri, cartucce 40 grammi, piombo 2, camerate 70. Cioè, guardate a cosa serve queste armi. E come avete visto, questo perimetro che io ho fatto, in questo perimetro, qualsiasi anatra può ricevere da un minimo di 2 palline a un massimo di 10. Ovviamente serve piombi molto grossi perché a 50 metri il tiro è estremo. Ovviamente io consiglio Magnum o Super Magnum, non 40 grammi, però faccio per far capire. Però come vedete il raggio d'azione è questo, infatti si riesce a battere più selvatici in un colpo solo. Questa è la caratteristica di queste armi così particolari. Adesso proverò la Magnum, le due Magnum a sempre 48 metri. Mi raccomando, se un giorno dovreste provare queste armi, state molto attenti, perché anche per me ogni volta, come ho detto, è come la prima volta. Sempre piombo 2 e vediamo che succede. Vi posso assicurare che si sente il cervello muoversi nella testa. È una bella emozione. Se uno può provare un brivido senza stare a spendere tanti soldi, provate una di queste armi, soprattutto con chiamate dei calibri grossi, con una Super Magnum. Vi posso assicurare che vi va via anche il mal di schiena. Dopo vi farò vedere il risultato da più vicino. Non cambia tanto il raggio, anche se ovviamente più si allunga, più una Magnum tenderà ad aprire, visto che il piombo è maggiore. Co più che altro bisogna vedere la concentrazione. Come raggio siamo, bene o male, molto simile alla 40 grammi,
come raggio, però la concentrazione è maggiore. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che faremo più abbattimenti puliti, meno feriti, perché la quantità di piombo che impatterà su selvatici sarà superiore. Un germano, per farvi capire, a 50 metri in quest'area qua può prendere anche 20 pallini, e 20 pallini del 2 è morte sicura. Anche 10, secondo me, possano bastare. Ovviamente questa non guarda tanto la centratura, perché sono stato leggermente basso, quanto la quantità di piombo in questo raggio che vi ho fatto vedere. Per finire, proverò due Super Magnum, sempre piombo 2, stessa distanza, 48 metri. Cambia i grammi, 65 grammi di piombo. Non ho parole per descrivere questa cosa. Provare per credere. Il diametro è questo. E qua dentro non c'è assolutamente modo che un selvatico non prenda almeno dai 7, 8, 10 pallini. Ora vi farò vedere il video da più vicino, però fa la rosata più ampia e più guarnita, ovviamente, di tutte e due le altre munizioni. Due colpi. Quando vedete nel video, io appoggio sempre la canna, mai l'asta, e poi c'è anche chi appoggia l'asta, però diciamo nei doppiettoni moltissime persone appoggiano la canna perché resta meglio, cioè di norma si spara così, poi ognuno la può vedere. È un po' più stabile la canna dell'asta, gestisci meglio anche per tenere l'impugnatura, visto che va retto molto forte. Thank you.